che è veramente per me un azzardo, una cosa nuovissima. Ma la genovese di base ci vogliono tonnellate di cipolla. Questo è un bel pezzo di, a Roma si chiama sbordone, c'è chi lo chiama pesce, chi lo chiama armone, c'è chi lo chiama così, chi lo chiama colà. Insomma, fatto sta che è un pezzo di carne buonissimo, ha questa sottile nervatura al centro che quando poi si cuoce si disfa e diventa sudatente, ma vedrete come lo facciamo. Intanto ci prepariamo una mezza quintalata di cipolle miste. Io adesso comincio con la cipolla rossa di Cannara, che è quella che non fa piangere. Ma siccome di cipolle tocca farne tante, molte, tantissime, ognuno ha i suoi sistemi. In realtà io ne ho uno efficacissimo, molto molto yeah, che si chiama Francesco. Prego caro, venga a fare la cipolla anche lei. Eccolo. Francesco detto il pacco, mio collaboratore, perché attenzione, lui non lavora per me, lavora con me, che è un'altra cosa. Quindi balla, c'è via del coltello, vai all'opera. Vai all'opera. L'hai accodato un po'? Io l'ho accodato, se può, aspetta, ti intendo, c'è un'altra botta. Oh, è tanto preciso, eh. Il coltello deve tagliare. Ah, da tagliare, se no sai che rompi. Allora io mi metto qui e te le taglio un po'. Sì, io intanto le capo così. E io intanto mi vado a prendere poi il fornelletto. Falla anche abbastanza grossolana, che tanto si disfa, eh. Sì, sì. Va bene. Cipolla bianca, cipolla di Montoro, cipolla di Margherita, cipolla di Tropea. Quante cipolle ci sono in Italia? Tantissime. E sono tutte buone. Non si può dire che quella è più buona di quell'altra. Come dico sempre, è bella la diversità perché sono tutte buone, ma sono diverse. E quindi se sono diverse hanno anche fasce aromatiche diverse e ben vengano. Io le taglio per questo verso. Ma tagliele come le pare, tanto stanno sempre lì. Io adesso sto facendo vedere in forma sua dente. Ecco. Paco, ti lascio, tu finisci, perché un inesorabile. Po' me la piange. Tu invece sei un ragazzo di mondo, sì, quindi. Sì. Ho versato parecchie lacrime. Ah già! Sulle cipolle abbastanza. E adesso ci prepariamo il fondo della genovese. Molto molto semplicemente. Una noce di burro. Io dico sempre che sono scelte private. Una noce di burro può essere anche una noce di cocco, no? E lo mettiamo qui. Accendiamo. Lui si squaglicchia. E intanto che si squaglicchia, ci mettiamo subito un po' di pepe. Voi direte, ma quanto pepe ci hai messo? Guardate, la roba è tanta, eh? Adesso soffrigge bene. Ci prendiamo il nostro bel pezzo, lo mettiamo dalla parte, vedete? Dove c'è un po' di grasso, di copertura. Meraviglioso! Guardate questo pezzo com'è. Meraviglioso! Vedete che le... Siccome c'è questo nervetto centrale, lui, da lungo che era, vedrete che tende a diventare una sorta di palletta, perché questo nervo col calore tira e la carne tende a diventare una specie di rotoletto di coppa. E il fondo non sta andando su tantissimo, eh? Non è che si deve rovinare, deve solo dargli una rosolatina, perché sennò si depaupera. Cioè se va su troppo di temperatura, sia l'olio che il burro dopo diventano indigeribili, si rovinano. Invece così, alla giusta temperatura, ecco. E adesso lo sommergiamo di cipolle. Proprio sommerso di cipolle. Che genovese, ragazzi, come se piovesse, un po' di sale grosso, un non nulla di vino bianco, questo grechetto molto secco, molto buono, un po' di coratina e un altro po' di pepe.
un altro goccio di vino tutto intorno, non più sopra. Ecco, adesso chiudiamo, abbassiamo, ci vediamo fra un par d'ore, 2 ore, per il momento non tocchiamo niente, più avanti vedremo, intanto sta così, 2 ore. Avete visto come si è ridotta la cipolla che era tutto fino a qui e il pezzettino come si è ridotto, come si è squadrato? Beh, prendiamolo e gli diamo una scoticata nella parte qui che è grasso e lo togliamo. Questa parte qui la togliamo perché potrebbe risultare pesante, perché poi ce lo mangiamo, quindi, no? Come si dice? Lo scotichiamo, tanto è tutto grassetto. Ecco qua. Là. Via. Io me lo sarei mangiato, ve lo dico sinceramente, però le parti esterne vanno riquadrate perché altrimenti sono secchine. Adesso questo è il nervo, quindi va tagliata così, perché dopo la devo sfilacciare, quindi la più fina la faccio meglio è. Questa qui tra l'altro è una sorta di brasato, quindi se vi avanza un po' di ciccia mica la dovete buttare, eh? Molto 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 bene. E adesso per ultimo, così a versetto, a questo punto l'acqua bolle, però aspetta, buttiamo la pasta, mettiamo un po' di sale, prendiamo gli ziti in 3, io non l'ho mai fatti, quindi se vedete questo disastro è perché io non l'ho mai fatti, ma probabilmente se fa così, io penso che basta. Gli diamo una smucinatina propiziatoria, chiudiamo e finiamoci questo lavoretto, vediamo se c'è qualche pezzettino che è rimasto un po', no? Molto bene. Allì. C'ha un profumo, ragazzi, che è una roba, non ci si crede. Mi è venuta vaghezza di fare una cosa, adesso ve la faccio vedere. Intanto prima di fare la vaghezza ha ripreso bene il bollore, questa la accendiamo, non troppo alta. Ecco. Ci mettiamo un pochino di acqua di cottura, ecco, suadentemente giriamo, il tempo che si cuoce la pasta. Allora un secondo, volevo fare quella cosa di vaghezza di prima, questa parte è un po' grassetta, scusatemi la laidata, eh. È un burro, forse ci manca un pochino di sale, abbiamo fatto bene a fare la baghetta. Oh, 9 minuti e mezzo, 10, tempo che si cuoce la pasta, scoliamo e buttiamo dentro, vediamo un po'. No, è cotta, è cotta, è cotta, vedi, è cotta là. Là. Che non si dica che la sprechiamo, eh? Abbassiamo perché ormai basta. Vieni su, anche tu, anche tu. Vieni su, ce n'è rimasto uno. Ma guarda sto, ecco, ne hanno 2.
Ragazzi, è vero che è la prima volta che l'ho fatta, però non è affatto disdicevole l'aspetto, eh? Direi che è proprio uno spettacolo. Tiriamo un pochino di più. È uno spettacolo. E poi viene su un profumo di cipolla giusta. E voilà. Concolina, concolina. Un'altra prova, va. Là. Qui ne vedo un po', ecco che era desaparecida. Questa come si mangia? Con la forchetta, col cucchiaio, con tutte e due, no? Così non ci sbagliamo. Facciamo un giochetto, la prendiamo così, ci aiutiamo così e prendiamo il tutto insieme. Tu stai zitta, basta, no? Ragazzi, farò un test. Vediamo se questa cosa mi si ingloba nei meandri della mia boccuccia. Spara, raga, è speciale. Oh, cotta, vedi? Scusate, ho capito il perché dello zito, gli si ficca tutto dentro ed è buonissimo.